Ben ritrovati all'appuntamento con Prima Notizia all'approfondimento in questo mercoledì 21 aprile. Vogliamo iniziare dando la voce ai sindaci impegnati ancora nell'emergenza pandemica. Come sapete, ieri il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, ha riunito in videoconferenza, c'erano anche alcuni sindaci in presenza, i comuni che si trovano attualmente in zona rossa. Ci sono state importanti aggiornamenti. Per farci raccontare tutto, siamo collegati con il sindaco di Rotonda, Rocco Bruno. Buongiorno sindaco. Sì, buongiorno, buongiorno a lei. E allora, dicevamo, ieri questo incontro con il prefetto Vardè per discutere, per analizzare tutte le tematiche che riguardano i comuni che si trovano attualmente in zona rossa, tra questi c'è anche Rotonda. Per iniziare però, sindaco, facciamo subito un aggiornamento della situazione epidemiologica a Rotonda. Sì, allora la nostra situazione fortunatamente negli ultimi 3 giorni, ecco, da sabato fino a questo momento appunto che stiamo parlando, si è un attimino fortunatamente arrestata, nel senso che negli ultimi 2 giorni, quindi negli ultimi 3-4 giorni abbiamo registrato soltanto una positività uscita proprio ieri sera. Si tratta di una nostra concittadina che era fortunatamente già in isolamento da diversi giorni, per cui diciamo un contatto, una positività che non desta preoccupazioni proprio perché molto responsabilmente si era già isolata, che molto probabilmente diciamo ha contratto il virus sul luogo del lavoro in un comune, ecco, a noi limitrofo. Per cui ad oggi la situazione nostra conta di 31 positivi, di cui qualcuna di vecchia data, già diciamo già da un po' di giorni, e domani venerdì si sottoporranno a tampone di guarigione. Inoltre abbiamo circa una 30-35 tamponi da effettuare derivanti dal tracciamento dei soggetti positivi, tamponi che poi verranno effettuati nella giornata di venerdì, grazie anche ad uno screening, se vogliamo chiamarlo così, di massa, organizzato dall'amministrazione, dall'ASP di Potenza e dall'USCA di Lauria. Quindi venerdì effettueremo una giornata di tamponi dedicati alla nostra popolazione in modalità drive-in, che destineremo ovviamente alle persone che hanno un maggior contatto con il pubblico, quindi che sono maggiormente esposte, quindi mi riferisco alle categorie dei commercianti e dei negozianti. Ecco, Per cui sindaco, lei anche sulla sua pagina Facebook ha dato naturalmente notizia di questa campagna di screening in modalità drive-in. Ricordiamo, per aderire c'è tempo fino a questa sera alle 19, giusto? sì, esatto, fino alle 19 di questa sera, proprio perché poi servirà all'ASP organizzarsi per i tamponi. Abbiamo poi stabilito proprio di destinarla, anche perché ovviamente per non intasare i laboratori non possiamo contare su un numero importante di tamponi, abbiamo preferito quindi destinarla a chi ovviamente ha quotidianamente rapporti con il pubblico. Abbiamo già un buon numero di adesioni, che sta crescendo, devo dire, di ora in ora, e molto probabilmente quindi la giornata diventeranno con tutta probabilità 2, proprio per consentire poi all'ASP di poter effettuare senza troppa calca, e quindi per non intasare i laboratori, poter effettuare quindi tamponi su due giornate. Ecco, veniamo invece all'incontro di ieri mattina con il prefetto. Quali sono state le risultanze di questo incontro? Sì, è stato un incontro innanzitutto operativo, anche per chiarire noi comuni che siamo in zona rossa l'attuale situazione. E quindi ognuno, diciamo, ha rappresentato le proprie problematiche, le proprie preoccupazioni. E ciò che è uscito fuori, diciamo, è che è una richiesta poi da parte poi di tutti i sindaci lucani, è il punto sulle vaccinazioni, ossia la possibilità, quindi abbiamo chiesto la possibilità di poter effettuare in loco le vaccinazioni anche per le altre categorie che adesso sono in fase appunto di vaccinazione, come è stato fatto per gli over 80, quindi seguire il modello degli over 80, che ricordo in ogni comune sono state effettuate quindi le vaccinazioni per questa categoria. Quindi è stato chiesto anche al prefetto di farsi portavoce con la task force, con la regione Basilicata ed anche con il commissario Figliuolo, che proprio domani farà visita alla nostra regione, la possibilità quindi di poter vaccinare anche le altre categorie in loco, anziché diciamo, obbligare i cittadini quindi a recarsi ai punti vaccinali, che per quanto riguarda Rotonda sono Lauria e Senise. Sindaco, dal punto di vista delle vaccinazioni, quali sono i numeri di Rotonda? Sappiamo che insomma, si è completata la fascia over 80, adesso tocca alla fascia 70-79 anni. Come stanno andando le prenotazioni?
Sì, in rotonda abbiamo completato, non abbiamo finito, diciamo, chiamiamolo il giro, tra virgolette, perché circa 50 over 80 erano esclusi dalla prima vaccinazione, la prima tornata, per mancanza di dosi. Però, diciamo, tra una settimana e 10 giorni ripeteranno la seconda dose, per cui completeremo definitivamente gli over 80. È molto importante, completeremo anche la vaccinazione per gli ADI, perché quindi non ha la possibilità, perché ha allettato, di recarsi al punto vaccinale qui a Rotonda. Per quanto riguarda l'altra categoria, devo dire che vi è una grande adesione, vi è una buona adesione, anche perché, diciamo, molti cittadini poi chiedono anche aiuto ai miei amministratori per potersi registrare sulla piattaforma, anche se è una piattaforma abbastanza snella, però mi rendo conto che, specialmente in quella fascia di età, magari non tutti sono avvezzi alle nuove tecnologie, per cui molto spesso chiedono aiuto ai miei amministratori. Quindi è una campagna vaccinale che penso possa andare avanti molto con convinzione, nonostante purtroppo le preoccupazioni che girano in modo particolare intorno al vaccino AstraZeneca, però i numeri sono di una certa importanza, speriamo che quindi si possa continuare con questo trend. Sindaco, tra le altre cose che sono emerse ieri da parte di voi sindaci c'è il cosiddetto modello Basilicata che avete proposto, cioè un'accelerata sul fronte del tracciamento, insomma, per riprendere un po' le fila di quel discorso, ma anche sui punti vaccinali. Lei lo anticipava prima, replicare il modello over 80 nei comuni, quindi va bene la piattaforma, vanno bene i punti vaccinali. Ma se si potesse, insomma, dare anche un'accelerata rispetto ad esempio all'utilizzo dei medici di famiglia sui territori, sarebbe ancora meglio, si darebbe ancora di più un'accelerata. Questo è un punto che è stato affrontato ieri, che altro è stato sollevato ieri dai sindaci presenti, ma era già stato sollevato anche dall'ANCI Basilicata. Il modello over 80 ha funzionato in maniera efficiente in tutti i comuni in cui è stato ovviamente applicato, quindi in tutti i comuni della regione Basilicata. Per questo, con forza e decisione, noi sindaci abbiamo chiesto anche diciamo, con una nota di oltre 30 sindaci del centro-sinistra alla regione Basilicata di voler ripetere questo modello degli over 80 anche su tutte le altre categorie, proprio perché è stato molto efficiente e soprattutto perché, diciamo, siamo rientrati ancora in una categoria di persone dove spostarsi di qualche chilometro può creare anche delle difficoltà, per cui è anche un modo, ecco, per andare incontro alle esigenze dei cittadini e soprattutto replicare un modello che ha dato degli ottimi risultati. Molto importante è l'accordo con i medici di medicina generale, però anche lì ci sono una serie di problematiche proprio emerse dagli stessi medici, in modo particolare la presenza di un infermiere, perché sappiamo quando possano verificarsi anche delle reazioni allergiche al vaccino, per cui è una responsabilità non di poco conto che si assumono i medici di medicina generale. Per cui vaccinare all'interno del proprio ambulatorio un soggetto che poi rischia di avere una crisi allergica senza poi la possibilità subito di porre rimedio, ovviamente è un bel problema da superare, da affrontare e da superare. Quindi quello che anche abbiamo chiesto ieri al prefetto è quello anche di farsi portavoce affinché i medici di medicina generale poi possano vaccinare non all'interno dei propri ambulatori, ma anche all'interno di strutture messe a disposizione dalle amministrazioni comunali, sperando effettivamente che possano essere accolte queste richieste, poiché la vaccinazione in loco effettuate dai medici generali è sicuramente un percorso che deve essere attuato, percorso, ma deve essere attuato in modo assolutamente poi, come dire, corretto, ma soprattutto poi, che non possa creare, problemi appunto alle persone che sottoporranno i vaccini. Ecco, tra le altre cose, oltre alla presenza di locali idonei dove poter effettuare evidentemente le vaccinazioni per i motivi di cui ci spiegava poco fa, l'ANCI nei giorni scorsi ha fatto appello alla Regione anche dal punto di vista della trasparenza del numero di dosi da garantire a tutti i comuni, proprio per evitare, come dire, due piani differenti oppure comuni che viaggiano ad una velocità più spedita ed altri che restano un po' più indietro. Insomma, una maggior richiesta di entrare nel merito delle vicende, di avere contezza effettivamente dell'arrivo delle dosi in ogni comune. Sì, questo anche è vero. Un'altra questione che è stata sollevata è proprio questa qui, il numero dei vaccini che vengono destinati ogni lunedì ai medici di medicina generale di ogni comune. Dosi che poi ovviamente non possono essere assegnate la successiva settimana se non vengono ovviamente prima somministrate quelle già in giacenza. Però ovviamente vi è una distinzione che credo poi possa anche essere logica
se rapportate al numero degli abitanti, perché ovvio un comune di 3.000 abitanti ha esigenze diverse rispetto a un comune di 15.000 abitanti, ma però è ovvio che ci debba essere una certa trasparenza, ma soprattutto un maggiore coinvolgimento dei sindaci in maniera diretta e concreta, perché anche io personalmente, insieme ad altri colleghi, abbiamo appreso di questo annuncio, ovviamente soltanto sui canali social del Presidente della Regione Basilicata. Questo ovviamente non vuole essere una critica, ma è anche un modo per voler arrivare ad una concertazione con i sindaci, che poi sono i terminali e sono quelli che conoscono realmente le esigenze dei territori e dei propri cittadini. Perché vedere, ecco, su un profilo social del Presidente questa iniziativa, non esserne a conoscenza, ovviamente crea, oltre che imbarazzo in noi sindaci che riceviamo richieste dai cittadini sulle modalità, anche, credo, un coinvolgimento possa ovviamente creare una maggiore sinergia e quindi un procedimento, un modello che possa sicuramente essere più efficace ed efficiente. Senta, tra le altre cose, nella riunione di ieri col prefetto si è parlato anche dell'intensificazione dei controlli proprio sul territorio per garantire il rispetto delle regole, rispetto di tutti i meccanismi appunto per evitare assembramenti e quant'altro. Insomma, il prefetto ha garantito ampia disponibilità da questo punto di vista. Sì, certo, ha garantito ampia disponibilità e l'ha messa in campo anche di forze dell'ordine, laddove nei comuni dove manchino delle stazioni dei carabinieri o comunque che sono associati insieme ad altre comune, o nei comuni come ad esempio il nostro che insieme a tanti altri della regione non hanno purtroppo dipendenti della polizia locale. Quindi è importante sicuramente un controllo. Fortunatamente il nostro comune conta una stazione dei carabinieri che ben sta operando in questi giorni, anche se nei giorni passati, nei giorni immediatamente precedenti all'istituzione della zona rossa, proprio capendo il pericolo e la situazione che la nostra comunità stava vivendo e stava correndo, abbiamo deciso proprio di concerto con la locale stazione dei carabinieri di chiudere alcuni luoghi di accesso al pubblico, come la villa comunale o altri luoghi dove si creavano assembramenti. Quindi io credo che i controlli siano assolutamente necessari per evitare che comuni come il nostro, da un momento all'altro eravamo quasi Covid-free, avevamo 5 positivi di vecchissima data, siamo arrivati in una settimana ad oltre 30, quindi sono importanti i controlli, ma sono importanti soprattutto gli atti, gli atteggiamenti di responsabilità dei nostri concittadini. Quella è la base su cui bisogna assolutamente lavorare. Naturalmente un richiamo alla responsabilità che ha un valore doppio, nel suo caso, essendo lei, insomma, passato purtroppo, ma fortunatamente ne è venuto fuori attraverso l'infezione da Covid, quindi parla anche per esperienza diretta. Sì, assolutamente. Io mi rendo conto che forse fin quando uno non lo vive sulla propria pelle, non lo so, pensa ancora che questo possa essere una semplice influenza oppure che colpisca soltanto le persone anziane. Non è così. Io ho avuto nell'ondata che ha colpito nello scorso autunno la nostra comunità, dove pure eravamo arrivati a un numero di 35 attuali positivi tra ottobre e novembre, tra cui c'ero io, il vice sindaco del comune. È un'esperienza ovviamente che ti segna e ti prova, non tanto io fortunatamente ho avuto sintomi lievi, però la preoccupazione, ecco, di aver potuto contagiare altre persone a te care, ecco, questo ovviamente dal punto di vista psicologico ti devasta. Infatti io ho definito questa malattia, diciamo, molto più, come dire, forte, che ti colpisce più che da un punto di vista fisico, quando hai sintomi ovviamente lievi, che maggiormente su un aspetto psicologico, perché ovviamente la paura è tanta di aver contagiato, come nel mio caso. Poi ho passato il virus purtroppo a mia mamma e alla mia nonna, che purtroppo poi nel mese di dicembre non ce l'ha fatta a superare questo nemico, per cui diciamo è un momento che vivi con tanta apprensione e preoccupazione proprio legato, ecco, a questo aspetto qua. Per cui la responsabilità deve essere assolutamente tanta. In questo periodo non è mai troppa. Ogni singolo atteggiamento che magari può sembrare superfluo non lo è, quindi bisogna sempre stare molto attenti. Sindaco, naturalmente accanto alla questione prioritaria della salute pubblica c'è anche la questione che riguarda ovviamente le attività produttive, insomma si parla delle nuove riaperture, lei in questo dibattito da che parte sta? Insomma, era proprio il caso di anticipare subito questa nuova riapertura oppure bisognava magari procrastinare più in là in attesa che buona parte della popolazione si vaccini? Beh, purtroppo il tema economico è un tema che è stato affrontato ormai da più di un anno, perché è ovvio che questa pandemia ha generato
un buco economico, specialmente su alcuni settori molto molto importante. E quindi mi rendo conto che adesso vi è la necessità di ritornare, oltre che alla normalità, di poter dare ossigeno a queste attività che hanno subito dei danni molto importanti, sia nei piccoli centri come il nostro, che soprattutto poi nei grossi centri. E ovviamente ripartire e riaprire ci sta. Forse, vista ancora la fase attuale in cui stiamo vivendo, forse è un'apertura un po' forse anticipata, anche se si parla soltanto nelle zone gialle, l'apertura di alcune attività, dei ristoranti, anche soltanto all'aperto. Per cui forse una riapertura graduale, a step, credo sia importante. Bisogna ovviamente però valutare bene e non forse anticipare, i tempi per evitare poi che effettivamente queste piccole aperture, magari di 15-20 giorni, poi possano poi riportare nuovamente a chiusure. Quindi credo però che alla base ci siano degli studi, da parte del Comitato o da parte del Ministero, o alla base molto serie e molto importanti, che comunque loro hanno indotto a proporre queste aperture. Per cui ben vengano, perché credo occorra dare un respiro soprattutto a queste attività che hanno subito danni. Sappiamo che hanno avuto ristori, avranno ristori che sicuramente però non sono stati sufficienti a coprire il danno economico che appunto hanno subito in questo anno di pandemia. In tutto questo ci sono le rivendicazioni anche del settore del turismo. Come far ripartire il turismo nel post-pandemia? Quale sarà il ruolo della Basilicata attraverso, ad esempio, le bellezze del vostro territorio? Penso al Pollino, penso al Museo Paleontologico. Sì, il turismo penso sia uno dei settori maggiormente colpiti da questa pandemia. Anche se fortunatamente lo scorso anno, dobbiamo dire, grazie anche al calo dei contagi, che molto probabilmente poi si assisterà anche quest'anno, legato alle alte temperature, quindi diciamo a partire da maggio, giugno, luglio ad agosto, quindi il periodo estivo, lo scorso anno si è assistito a un buon numero di turisti anche su Rotonda. Anzi, forse per assurdo abbiamo avuto più turisti, più presenze lo scorso estate rispetto a tutti gli altri anni, anche perché forse i turisti erano spinti ad andare verso i piccoli centri, proprio perché convinti che magari il rischio di contagio fosse minore rispetto ai centri più ambiti. Però ovviamente il turismo va aiutato, va supportato, perché è una risorsa preziosa, lo è per la nostra nazione, lo è per la Basilicata, lo è per la mia comunità, per Rotonda e per l'intera area del Pollino. È un pilastro fondamentale della nostra economia, per cui io credo che bisogna insistere con forza e decisione affinché possa ripartire in maniera importante anche post pandemia, perché il turismo ha subito, noi l'abbiamo visto qui, l'ho vissuto insieme ai tanti commercianti, e noi abbiamo anche messo in campo una serie di misure a favorire proprio diciamo una ripresa del turismo. Noi lo scorso anno abbiamo fatto il bonus pernotto, ossia abbiamo destinato ai turisti, avevamo dato la possibilità ai turisti che pernottavano 2 notti a Rotonda, una notte era gratis e veniva offerta dal comune. Questo grazie a dei fondi messi a disposizione dall'amministrazione appunto comunale. Una misura che era stata destinata proprio per destagionalizzare il flusso turistico nei periodi da ottobre fino a dicembre. Ha funzionato benissimo fino a quando purtroppo poi a novembre siamo stati costretti poi di nuovo a chiuderci dentro le nostre abitazioni. Quindi il turismo credo sia un settore molto, molto importante, e mi auguro che effettivamente a partire da giugno, con l'aumento delle temperature, così come abbiamo assistito lo scorso anno, possiamo riavere, ecco, un'importante impennata delle presenze, che però poi sperando che non possa, come accaduto, ecco, lo scorso anno, poi ritornare, ecco, a spegnersi questa fiammella nuovamente ad ottobre, sperando ovviamente che i vaccini possano fare appunto il loro lavoro. Sindaco, per concludere davvero in maniera telegrafica, vicenda Egrib, la cosiddetta Superlega dei sindaci, sappiamo che è in atto una querelle sulla questione delle tariffe, il suo comune è l'unico comune che si è sfilato da a quelle, qual è la situazione? Sì, ieri c'è stata questa, diciamo, l'assemblea di Egrib rinviata ad oggi. Io purtroppo ieri, perché ero in concomitanza con la riunione della prefettura, non ho partecipato. È stato chiesto, ecco, un'integrazione all'ordine del giorno ad Egrib per quanto riguarda appunto le tariffe per gli usi industriali dell'acqua. Il nostro comune
è sfilato da Acquedotto Lucano, non è dentro Acquedotto Lucano ed è l'unico comune e regione che appunto è riconosciuto come gestore. Siamo gestori delle nostre reti alla pari di Acquedotto Lucano, per cui questa è una questione che diciamo, tocca in maniera marginale il nostro comune, per cui diciamo, noi, il nostro comune non ha neanche sottoscritto l'integrazione richiesta ad Egribe proprio per questo motivo, però le motivazioni espresse dagli altri colleghi sindaci le faccio mie, sono solidali perché ovviamente bisogna stare attenti affinché possano essere tutelati i consumatori finali, cioè in modo tale cioè bisogna stare attenti che appunto queste tariffe, quindi dei consorzi e quindi le tariffe industriali, non vadano, i costi non vadano ad intaccare poi le tariffe ad uso civile. Sindaco, grazie di essere stato nostro ospite questa mattina. Grazie, Grazie a lei, buona giornata e buon lavoro. buona giornata anche a lei. Grazie a Rocco Bruno, sindaco di Rotonda. Andiamo velocemente sul nostro sito www.lanuova.net perché l'apertura è dedicata ad una notizia che è arrivata appunto questa mattina. Salvatore Alduce lascia a fine aprile la guida dell'ANCI. Ho guidato un gruppo di amministratori di grande qualità, con una lettera. Appunto il presidente dell'ANCI di Basilicata ha annunciato la decisione di lasciare l'associazione a conclusione di un periodo di gestione straordinaria dovuta alla pandemia. La lettera è stata indirizzata naturalmente a tutti i sindaci lucani, ai componenti il consiglio direttivo dell'ANCI, ai presidenti nazionali De Caro e quello del consiglio nazionale dell'ANCI Enzo Bianco. E poi, sempre per restare in tema vaccinazioni, una notizia che arriva invece direttamente dal presidente Bardi, una notizia di servizio perché da oggi sarà possibile prenotare il vaccino anti-Covid per le categorie a cui è aperta la prenotazione sulla piattaforma di Poste, quindi fragili, over 70, over 60 e caregiver, inviando un SMS con il codice fiscale al numero 339-9903. 947. Entro 48-72 ore verranno ricontattati dal servizio clienti di Poste Italiane per procedere poi telefonicamente alla scelta del luogo e della data dell'appuntamento. La notizia è stata appunto diffusa poco fa dal presidente della regione Vito Bardi in un post pubblicato sulla pagina Facebook. E allora, io vi ricordo sempre il numero WhatsApp con il quale potete interagire costantemente con noi, 346-8353-824, ma intanto adesso abbiamo un altro sindaco collegato con noi, il sindaco Cosma. Buongiorno, ben ritrovato. Saluto tutti i vostri spettatori. Grazie Sindaco Cosma, Sindaco di Tursi. E allora, dicevamo, siamo passati dal Sindaco di Rotonda, che naturalmente si trova in zona rossa, che ha parlato di molte difficoltà che riguardano appunto i comuni della provincia di Potenza, ma anche lei, insomma, in questi giorni non ha fatto mancare diversi appunti rispetto alla questione vaccinale, innanzitutto alla decisione soprattutto della Regione di affidare ai medici di famiglia la somministrazione per i propri pazienti delle fiale di vaccino. Per quale motivo, Sindaco? Allora, in effetti non è, diciamo, da pochi giorni, è un anno che stiamo cercando di far capire alla Regione È vero, mi Basilicata correggo, mi correggo. che esistono i sindaci, che i sindaci conoscono le esigenze dei propri cittadini, che i sindaci conoscono il proprio territorio e la Regione, voglio dire, che è al di sopra di tutti, dovrebbe capire un attimino che se vuole far funzionare le cose, a partire dai tamponi, dai tracciamenti, da tutto quello che c'è, diciamo, in questo momento in gioco, no? E che poi c'è in gioco la salute e la vita dei cittadini e di noi tutti, non si possono prendere iniziative dalla mattina alla sera mettendo, diciamo, a rischio la salute dei cittadini. Allora, per l'ennesima volta, io dico per l'ennesima e per me è l'ultima volta, perché a questo punto, voglio dire, l'ANCI farà il suo ruolo e il suo dovere e io come sindaco devo tutelare la mia città. Abbiamo fatto un direttivo ANCI dove appunto per l'ennesima volta abbiamo detto al Presidente Bardi e alla Task Force che noi esistiamo, che noi vogliamo dare un contributo serio, efficace ed efficiente anche e soprattutto per i vaccini, così come abbiamo fatto per tutte le altre questioni, che mettiamo a disposizione le sedi vaccinali così come abbiamo fatto con gli ultraottantenni, vogliamo fare con le categorie fragili, con i 79enni, con i 60enni, con tutti.
Loro hanno trovato quest'altra soluzione che riguarda i medici di famiglia. Va benissimo anche questa soluzione. I medici di famiglia, ho sentito altri sindaci, hanno il problema dei loro studi medici, che sono piccoli. E quindi chiaramente alcuni medici di altri paesi hanno chiesto ai propri sindaci se ci sono delle sedi da mettere a disposizione. I sindaci hanno risposto presente. Io ho un motivo in più per rispondere presente. Ho il distretto sanitario a Tursi, il quale il dirigente medico responsabile, il dottor Ruggero, mi ha dato anche la sua disponibilità, insieme agli infermieri del distretto sanitario, appunto di fare le dosi che ci toccano come comunità, che sarebbero, avendo tre medici di famiglia noi a Tursi, ci toccherebbero 210 dosi a settimana. Quindi abbiamo avuto anche la disponibilità. Ho detto chiaramente ai medici di famiglia che non è giusto che loro si rifiutino, perché qua c'è in ballo appunto il diritto alla salute. E per quanto mi riguarda, se io, diciamo, entro domani non ottengo le risposte dovute dall'ASM e dalla Regione Basilicata, dove appunto, avendo avuto la disponibilità del distretto, mi autorizzano a fare i vaccini nella mia comunità, vuol dire che andrò avanti con azioni legali. Per attentato alla salute pubblica. Attentato è una parola forte? Non fa niente, utilizziamo le parole forti. Se quelle dolci non arrivano al cuore e all'anima di chi si deve occupare appunto dei cittadini, vuol dire che dobbiamo attivare le azioni forti, e cioè le azioni legali. Quindi io come sindaco, il sindaco lo recepisse Bardi e lo recepissero tutti coloro che rappresentano le istituzioni ed hanno ruoli importanti. Siamo i titolari. Siamo l'autorità di sanità locale, siamo i primi ad avere la responsabilità. Quindi, nel momento in cui viene meno il diritto alla salute, noi siamo i primi, voglio dire, che dobbiamo cercare di tutelarlo. Nel momento in cui qualcuno al di sopra di noi pensa di avere poteri ulteriori per fare questo, vediamo cosa succede. Quindi, diciamo, le cose stanno così. Io ho mandato una PEC all'assessore Leoni, al presidente Barra e al dottor Esposito, che è appunto il responsabile della task force, per dare la disponibilità del mio centro SMILE, del centro SMILE dove abbiamo fatto i vaccini con gli ultraottantenni, e in più nella nota ho scritto che c'è la disponibilità, così come hanno autorizzato gli altri hub, quindi gli altri distretti sanitari, a vaccinare i cittadini, diciamo, della città e del comprensorio. La stessa cosa vale per Tursi. Noi siamo il distretto sanitario comprensoriale del Basso Sinni, quindi se non vogliono fare, diciamo, città per città, il distretto sanitario di Tursi è disponibile per il comprensorio Basso Sinni. Quindi significa, eventualmente, se Rotondella non vuole andare a Policoro, può venire a Tursi; se Valsini non vuole andare a Policoro, può venire a Tursi; se Colobrara non vuole andare a Policoro, può venire a Tursi; se San Giorgio non vuole andare a Policoro, può venire a Tursi. Ma a Tursi, che ha il distretto e che, diciamo, finalmente ho avuto anche la disponibilità di un medico di famiglia, essendomi interfacciato ieri durante la vaccinazione dei nostri ultraottantenni, un medico ha dato la sua disponibilità. Ora spero che anche gli altri due diano la loro disponibilità e che ci venga concessa l'autorizzazione a fare i vaccini nella mia comunità. Perché dico questo? Non è che la mattina io mi alzo e dico vabbè, il sindaco di Tursi la mattina si alza e ogni volta la spara contro qualcuno. No, io prima di spararle o prima di dirle studio le eventuali soluzioni. Noi abbiamo nei nostri paesi, e parlo in generale di tutte le comunità locali e non solo, dai 79 ai 60 anni abbiamo persone sole, non munite, diciamo, di auto, e non abbiamo, diciamo, mezzi di trasporto che collegano appunto le sedi vaccinali. Abbiamo persone allettate, quindi da 79 a 60 anni, abbiamo persone con seri problemi di salute che non si possono recare in altri luoghi. Quindi, Certo. facendo la Tursi, il medico di famiglia o il dottore del distretto sanitario si può recare direttamente a domicilio, mentre chi non ha possibilità di recarsi perché è da solo, perché non può prendere mezzi di trasporto, perché non ne ha ulteriori mezzi, o la sede vaccinale o il distretto sanitario può essere utile appunto per non mandare allo sbaraglio i cittadini. Allora, o si ragiona per i cittadini, oppure, per quanto mi riguarda, è guerra quotidiana. Noi siamo deputati,
a trovare le soluzioni e a tutelare i cittadini. I cittadini ci chiedono, a maggioranza popolare, che vengano fatti dai 79 anni ai 60 anni, e anche per le categorie fragili e ultrafragili, ognuno nella propria comunità, proprio perché ci sono queste difficoltà. Ecco, Scusami se mi Sindaco, sono dilungato. in forza di tutte le cose che ci ha spiegato, tutte le difficoltà che riguardano i cittadini, che effetto le fa sentire, leggere il Presidente Bardi dire alle televisioni nazionali, soprattutto, visto che parla soprattutto con le televisioni nazionali, di modello Basilicata? Ma è veramente così? Guardate, io non so, Bardi, su quali dati, voglio dire, annuncia ogni tanto, diciamo, queste vittorie, che non so fino a che punto, voglio dire, siano vere. Noi viviamo le nostre realtà. Io vivo la mia, ma non posso dire che vivo solo la mia, perché confrontandomi quotidianamente nel direttivo dell'ANCI, vedo che gli stessi problemi che ho io ce li hanno gli altri sindaci di altre comunità. Quindi o Bardi vive su un altro pianeta, o Bardi ha altri dati rispetto a quelli che abbiamo noi, altrimenti mi fa strano quando sento, voglio dire, che il modello Basilicata sia copiato da altre regioni. Non, cioè, voglio dire, è fuori dal mondo. Cioè, io non è che mi voglio mettere, perché ho molto rispetto, diciamo, del ruolo del presidente Bardi e anche della persona, perché poi alla fine è comunque un'istituzione al di fuori diciamo, dal presidente di regione, è stato un generale della finanza, quindi credo che si sia guadagnato ruoli importanti. Solo che Bardi deve capire che la politica è nata cosa? Amministrare la cosa pubblica. Non è fare il militare, dare ordini e altro. Amministrare la cosa pubblica significa, prima di tutto, ascoltare i territori, dialogare con i territori e non ordinare e fare così. Lui dice che, diciamo, il metodo Basilicata, quello che dice lui, è quello di mandare 3.000-4.000 persone, tutti senza prenotazione, senza per concludere le dosi di AstraZeneca che aveva. Ecco, Quello che quando ha succede. visto quelle immagini di qualche settimana fa, insomma, soprattutto i primissimi giorni, che cosa ha pensato? Io ho fatto un triplo salto mortale dalla sedia dove mi trovo in questo momento, perché l'ho appreso appunto cioè, ho cominciato a vedere le foto nel momento in cui mi trovavo qui in ufficio dove appunto stiamo interloquendo noi. Ho detto quindi quello che ha detto ieri sera è vero. E la gente, voglio dire, è stata così, come si dice, presa da questa notizia che appunto si sono recati lì mettendo a rischio la propria salute, perché poi avete visto gli assembramenti. Cioè, noi facciamo di tutto nei nostri paesi per evitare assembramenti, penalizziamo le povere attività commerciali che non facciamo avvicinare nessuno, appunto per evitare spiacevoli inconvenienti, e poi parti la domenica sera notizia che da domani mattina ci si può recare presso. Poi meno male che ha drizzato un po' il tiro e ha messo le prenotazioni, almeno c'è un minimo di organizzazione. Già questo poteva passare e per noi poteva andare eventualmente bene come prima fase, ma nel momento in cui noi ti facciamo pervenire una comunicazione ufficiale per tramite dell'ANCI e anche ufficiale per tramite dei comuni, dove noi, diciamo, riconfermiamo la nostra disponibilità a livello logistico per quanto riguarda le sedi vaccinali e quindi non fare muovere tutta questa gente di paese in paese, magari arrivare a Matera e non potersi nemmeno vaccinare perché magari le dosi finiscono. Che cosa succede? Che se nel momento in cui non ci sono 6 persone per vaccinare, la boccettina non la aprono. Quindi metti per esempio 3 persone di Tussi, si trovano lì che sono le ultime persone da vaccinare, non le vaccinano perché non possono aprire, diciamo, la dose che ne contiene poi 6, no? Per fare 6 vaccini. Quindi siamo fuori dal mondo. Prima di prendere iniziative, ragioniamo. Noi questo chiediamo. Dopodiché, noi siamo al fianco di Bacchi, siamo al fianco di Leone, siamo al fianco della Regione Basilicata, perché siamo in un momento, voglio dire, dove tutti dobbiamo fare squadra. Poi la politica, quando abbiamo sconfitto il virus, ognuno si prenderà i suoi meriti per averlo fatto, ma credo che il merito è di tutta la popolazione lucana in quel caso, non c'è bisogno di fare articoloni sui giornali. Dopo aver sconfitto il virus, ci mettiamo a fare politica e vediamo quali sono stati gli errori e poi ci mettiamo, voglio dire, come si dice, al giudizio del popolo. E il popolo, quando sarà, dirà se Bardi ha fatto bene, se Leone ha fatto bene o se i sindaci hanno fatto bene il loro dovere tutelando la salute dei cittadini. Ma la politica,
mettiamola fuori in questo momento, sulla salute non c'è politica che tiene. E quindi io, quando mi vedete che sento, mi arrabbio oppure metto in campo azioni forti, mica perché voglio fare campagna elettorale. Io voglio solo in quel momento fare il mio dovere, cioè di sindaco, tutelare la salute dei cittadini. Se vedete, io non prendo altri argomenti, eppure ce ne potremmo prendere tanti sull'ambiente, sulle infrastrutture, e veramente potremmo fare politica, perché di cambiamento ne abbiamo visto poco fino a questo momento. Abbiamo avuto la pandemia? Va bene. Cerchiamo di risolvere il problema della pandemia e soprattutto la pandemia, credo, abbia fatto riflettere i nostri governanti regionali che la sanità fa acqua da tutti i lati e dopo 2 anni e mezzo non si può dire è colpa degli altri. Dopo 2 anni e mezzo bisogna mettere in campo azioni importanti a tutela della salute di tutti i lucani. Sindaco, quanto la preoccupano le imminenti nuove riaperture? Beh, io diciamo che sono favorevole alle aperture, non come diciamo, adesso Draghi vorrebbe iniziare. Chiaramente, prima di fare le aperture, è chiaro che ci deve essere almeno un 50-60% di popolazione vaccinata, almeno diciamo c'è un 50-60% di popolazione che non è a rischio. Poi su tutta l'altra popolazione si deve lavorare attraverso l'informazione anche vostra che e vi ringrazio per quello che fate quotidianamente, appunto per cercare di stabilire un equilibrio, perché veramente anche l'economia sta avendo, diciamo, una botta abbastanza forte. Quindi è giusto che si riapra, come la stessa cosa, hanno riaperto le scuole, adesso ci stanno ripensando. Quello che non deve essere fatto è l'errore di, diciamo, aprire e poi chiudere, aprire e poi chiudere. Perché così si peggiorano le cose. Allora, se si deve aprire definitivamente e basta. Perché altrimenti sti poveri baristi, ristoratori, quelli che aprono purtroppo e chiudono, no? Che cosa succede? Che spendono dei soldi per mettere in sicurezza i propri locali, spendono i soldi per acquistare prodotti per chiaramente metterli a disposizione dei propri clienti e poi il giorno dopo tu si vai in zona rossa e bar e ristoranti chiudono. Allora, dobbiamo capire un attimino, c'è un equilibrio nelle decisioni? Prendiamole insieme e andiamo avanti. Però non è più possibile aprire e chiudere. Quindi o si fa nuovamente un lockdown totale di un mese, ci mettiamo l'anima in pace che dobbiamo, diciamo, trovare l'equilibrio giusto, oppure apriamo e buona aprire e chiudere, perché così la gente va in confusione, si stanca e poi le proteste le abbiamo viste. Le proteste che cosa causano? Ulteriori problemi. Allora, qual è lo Certo. spirito del governo Draghi e di tutti gli altri governi regionali? È quello che dobbiamo vivere continuamente nella pandemia e quindi che Dio ce la mandi buona? Oppure dobbiamo mettere in campo azioni chiare, concrete, come hanno fatto anche altri stati europei e finalmente vediamo l'Inghilterra ed altri stati che hanno riaperto tutto e giustamente dobbiamo convivere con il virus, ci conviviamo. Ma almeno, voglio dire, non mettiamo a repentaglio le economie familiari e le economie territoriali. Sindaco, per concludere, domani è attesa in Basilicata la visita del generale Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid. Se potesse fargli una domanda, cosa gli chiederebbe? Beh, gli direi al generale Figliuolo, essendo responsabile, diciamo, oramai della Task Force nazionale, essendo anche lui lucano, la stessa cosa che gli dissi a Speranza, Ministro della Salute. Gli direi di mettere in campo azioni concrete e di dire al generale Bardi, nonché presidente della Regione Basilicata, di ascoltare i territori. Perché i sindaci appunto sono le sentinelle e quindi se ci esclude ogni volta Bardi significa che avrà sempre ed è sempre problemi nella gestione appunto dei servizi da garantire ai cittadini. Quindi il generale Figliuolo che è al di sopra di tutti, essendo, diciamo, il capo della task force, spero che venga domani e possa aprire le menti di tutti e attivare da dopodomani le azioni giuste che vanno incontro ai cittadini. E Solo questo naturalmente gli direi, ce lo auguriamo tutti. dopodiché gli direi buon lavoro.
E allora grazie Sindaco, grazie di essere stato nostro ospite questa mattina, grazie a Salvatore Cosma, Sindaco di Tursi. Grazie a voi, buon lavoro e fate sempre come lo state facendo fino a questo momento, Grazie vicino alle Sindaco, comunità, vicino ai cittadini. grazie, Ciao a grazie, buon tutti. lavoro anche a lei. E allora noi siamo, adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e torniamo subito dopo. Ogni giorno la nuova TV moltiplica i suoi spazi informativi. Alle ore 7 la rassegna stampa con le prime notizie sulla Basilicata e le pagine dei quotidiani locali e nazionali. Alle 10 TG Flash con tutti gli aggiornamenti più importanti. Alle 10.30 l'approfondimento di prima notizia con interviste sugli argomenti del giorno, i collegamenti in diretta e le opinioni dei protagonisti. Alle 12 seconda edizione del TG Flash. Alle 13.50 il consueto appuntamento con la nuova TG, con tutte le notizie sulla Basilicata. Alle 17 terza edizione del TG Flash. Cronaca, politica, economia, sport e spettacolo nell'edizione serale della nuova TG, dal lunedì al venerdì alle 19 e la domenica alle 20. Alle 23 l'ultima finestra informativa regionale con tutti i principali aggiornamenti. Terza edizione di Caffè di Traverso, nel salotto della nuova TV, la Basilicata che si difende. Il trihalometano non è un'unica sostanza. La Basilicata che si cura. Forse verrà organizzato anche quella solidale. Individuare anche un modo diverso di porsi rispetto. La Basilicata che si forma. Tutti gli strumenti che possono aiutare gli aspiranti imprenditori. Che cresce. È un percorso che nasce dall'evoluzione e dalla mia volontà. La Basilicata delle eccellenze. Quando uno chef prende la sera, poi è bellissimo, un po' come quando vinci il pallone d'oro, no? Quindi lo chef rimane stellato. E anche la Basilicata che sa intrattenersi e che produce cultura. Con una narrazione del territorio. Tutto questo a Caffè di Traverso. Seguiteci.
Eccoci rientrati per l'ultima parte di Prima Notizia all'approfondimento. Vogliamo adesso parlare di un progetto che è stato presentato dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia al Comune di Potenza, che riguarda la digitalizzazione del sistema di protezione civile comunale. Per farlo, li vedete, abbiamo ospiti due dei cinque consiglieri del gruppo di Fratelli d'Italia al Comune di Potenza, il capogruppo Michele Napoli, la consigliera Carmen Galgano. Buongiorno e benvenuti ad entrambi. Buongiorno. Allora, sentiamo la consigliera Galgano, non sentiamo però il consigliere Napoli, credo sia qualche problema tecnico. Adesso sì. Ci ascolta? Sì, sì, molto bene, grazie. Allora, buongiorno. Dicevamo, consigliere, inizio da lei, che è il capogruppo di Fratelli d'Italia. Voi avete presentato questo progetto importante, una sfida insomma anche della città di Potenza per il post pandemia, il sistema di protezione civile completamente digitalizzato. Ci vuole spiegare di cosa si tratta? È un'iniziativa che nasce da una necessità che abbiamo appurato. Il nostro piano di protezione civile resta fermo al 2013 ad oggi, è stato oggetto di alcuni aggiustamenti, mettiamola così, ma necessita naturalmente di essere messo a punto anche alla luce quelle che sono le previsioni dal codice della protezione civile, decreto legislativo numero 1 del 2018. E cogliendo questa opportunità, noi abbiamo immaginato, insomma, di dare corso ad una iniziativa fortemente innovativa che miri a digitalizzare il sistema di protezione civile del Comune di Potenza, immaginando che la stessa possa essere una buona pratica da poter essere utilizzata poi da tutti i comuni della regione, perché lo ritroverà nel report che noi abbiamo presentato in occasione della conferenza stampa, 34 comuni della regione Basilicata sono sprovvisti del piano di protezione civile, 58 comuni necessitano di ammodernare lo stesso, il restante numero dei comuni invece è munito e dotato di un sistema di protezione civile. La digitalizzazione, a nostro avviso, può essere un'opportunità da cogliere, perché mette al centro i cittadini, è finalizzato naturalmente a una maggiore inclusione, ma anche a semplificare naturalmente tutto ciò che è strettamente connesso ad interventi di protezione civile. E aggiungo, è un momento importante perché lo abbiamo visto nel corso della pandemia, lo registriamo tutt'oggi, la protezione civile svolge funzioni che non sono quelli abitualmente svolti dalla stessa, interventi cioè in caso di calamità naturali. L'intervento della protezione civile si è spinto anche a gestire un'emergenza nuova, quella pandemica, ad organizzare un sistema di accoglienza e di assistenza e naturalmente munire il comune capoluogo, che dovrebbe essere a nostro avviso la città dei servizi, significa appunto dotare la stessa di un impianto, di un articolato, di un sistema di protezione civile che sia vicino ai cittadini e consenta agli stessi di essere agevolati nella fruizione di taluni servizi. Quello della pandemia ne è un esempio, ma lo dirà molto meglio di me la collega Galgano, in quanto tecnica potrebbe avere dei risvolti estremamente positivi anche per tutta una serie di attività o di esigenze cui bisogna dare risposta. Ecco, io vado proprio dalla consigliera Carmen Galgano, lo dicevamo prima, come la tecnologia può venire incontro alle situazioni di emergenza, ma soprattutto, mi pare di capire, insomma, questo progetto mette al centro anche i cittadini, quindi una funzione importante dal punto di vista della comunicazione con i cittadini. Come? La consigliera non ha sentito forse la nostra domanda? Credo ci siano problemi sul collegamento. Allora, consigliere Napoli, può supplire lei a questa domanda? Dicevamo, la comunicazione ha un ruolo importante anche quindi rivolta ai cittadini in caso di emergenze. In che modo? Sì, diciamo che il sistema di protezione civile digitalizzato sicuramente mette al centro i cittadini. E lo fa
almeno così come l'abbiamo immaginato noi, attraverso tutta una serie di iniziative. Innanzitutto la predisposizione di un'app, dove però vengono inseriti tutta una serie di servizi che potrebbero essere garantiti ai cittadini. Quindi un'attività di prevenzione senz'altro, ma anche di diffusione della cultura della sicurezza, una informazione in favore dei cittadini. Ho avuto un problema di connessione. Sì, adesso la ascoltiamo. Allora, con il permesso del consigliere Napoli, sposto la domanda che avevo fatto a lei e che per motivi appunto tecnici avevo di nuovo girato al capogruppo. Dicevo, questo progetto mette al centro nella gestione delle emergenze anche il ruolo dei cittadini attraverso una giusta comunicazione. Certo. In pratica questo progetto serve appunto per migliorare la comunicazione tra cittadini e protezione civile. Il nostro obiettivo è quello che tramite un'app che ha un alert all'interno, nel momento in cui ci sono degli interventi particolari oppure capitano delle degli allagamenti oppure altre tipologie di interventi da comunicare subito ai cittadini, con questo app, con questo alert, i cittadini sono subito informati per evitare che ci siano ingorghi di auto, esempio per quanto riguarda via del Gallo, quando ci sono, ci può essere la problematica di allagamento, con un alert i cittadini sono subito informati di non attraversare quella strada, magari di fare altri percorsi, oppure con, facciamo un esempio, nel caso di terremoto, riuscire sia per quanto riguarda i cittadini sia per quanto riguarda i ragazzi che stanno a scuola, riuscire subito a comunicare con loro per far sì che si possano mettere in posti adeguati e di salvaguardia, evitando di concentrare il traffico tutto nelle stesse zone e quindi avere altri problemi invece di riuscire subito a far intervenire i soccorsi e quindi migliorare la comunicazione tra protezione civile e cittadini. Questo è il nostro obiettivo fondamentale. Ecco, consigliera, ci sarà anche un'integrazione con i social media, mi pare di capire. Sì, assolutamente sì. Ci deve essere un'integrazione perché deve essere migliorata proprio la comunicazione in tempo veloce, semplice, tra cittadini, media e protezione civile. Deve essere tutto molto smart, molto veloce, anche perché al giorno d'oggi anche le persone, diciamo, meno giovani hanno tutti lo smartphone, quindi si riesce facilmente anche a raggiungere questo tipo di cittadini. Consigliere Napoli, insistere sull'utilizzo dell'innovazione tecnologica al servizio del cittadino. Facciamo un esempio che ha riguardato la città di Potenza poco tempo fa, la frana in via 30 Carlini. Come quest'app poteva tornare utile ai cittadini di quella zona? Le faccio un esempio rapido e poi ne faccio altri due per rendere ancora più chiaro il concetto di sistema di protezione civile strutturata e integrata attraverso dei dati importanti. Via 30 Carlini è una strada che viene ad essere percorsa per raggiungere l'edificio che ospita l'Agenzia delle Entrate. È tra virgolette quella che useremo chiamare una scorciatoia per raggiungere immediatamente l'Agenzia delle Entrate. Ecco, frana. Per evitare che i cittadini percorrino la stessa e quindi creino una situazione di difficoltà e di disagio, si invitano gli stessi attraverso questa app, attraverso un'informazione tempestiva, come ricordava la mia collega Galgano, ad evitare di percorrere quella strada, indirizzandoli verso altre arterie. Questo che cosa consente? Evita disagi per l'utente della strada, consente comunque di raggiungere agevolmente l'edificio che ospita l'Agenzia delle Entrate e consente agli organi preposti di intervenire tempestivamente al fine di rimuovere l'ostacolo. È un esempio
che semplifica le cose al cittadino attraverso un'informazione puntuale e tempestiva che anche di ausilio agli organi preposti all'intervento. Ne faccio un altro esempio. Tirando in ballo la questione sanitaria e quindi il piano vaccini che ha visto in talune giornate, domenica scorsa, l'assembramento di tante persone presso le tende del Qatar. Se ci fosse stata un'app consultabile facilmente da parte di tutti, probabilmente si sarebbe dato un'informazione più puntuale, più corretta, si sarebbe evitato l'assembramento nei pressi delle tende, si sarebbero forniti degli orari, si sarebbero direttamente fornite le informazioni corrette alle persone più fragili e questo avrebbe consentito di rendere un servizio più efficiente. Noi dobbiamo facilitare il compito ai cittadini e dobbiamo anche agevolare gli interventi della pubblica amministrazione. Ecco, si parla tanto di transizione ecologica. Noi vorremmo parlare di transizione digitale, perché la digitalizzazione consente naturalmente di rendere più competitiva la pubblica amministrazione, di facilitare l'accesso ai servizi in favore dei cittadini e di rendere un servizio tempestivo, efficace, attraverso un'organizzazione efficiente, naturalmente alla comunità cittadina. Naturalmente l'azione di Fratelli d'Italia, quindi mi rivolgo in questo caso alla consigliera Galgano, continua, avete già annunciato insomma che questo metodo, questo schema di lavoro si verrà esportato anche in altri settori, avete già in mente il prossimo, quale sarà il prossimo settore che coinvolgerete? Sì, prima il settore da fare con urgenza e da migliorare è sicuramente il settore dell'archiviazione delle pratiche storiche dell'amministrazione comunale per quanto riguarda l'urbanistica. Noi abbiamo un problema attualmente, parlando anche di superbonus, un tema attuale e molto, molto riconosciuto. Noi per poter verificare le pratiche urbanistiche precedentemente consegnate abbiamo gli archivi dell'amministrazione presso alcuni comuni limitrofi della città di Potenza. Quindi questo che cosa vuol dire? Che un qualsiasi cittadino, un qualsiasi tecnico per visualizzare queste pratiche è costretto a fare una richiesta. Il comune di conseguenza deve mandare fisicamente delle persone stabilite in questi archivi, che attualmente quelli più vicini sono quelli di Sant'Arcangelo, ricercare la pratica urbanistica, riportarla al comune, quindi tempistiche lunghe, costi che non sono indifferenti per l'amministrazione, digitalizzando appunto tutto l'archivio dell'amministrazione comunale con queste app e quindi con la digitalizzazione riuscire nell'arco di una giornata ad avere nell'immediato quello che il cittadino richiede, quindi velocizzare tutta questa fase e oltretutto a costi minori, perché comunque dobbiamo sempre tenere presente i costi che l'amministrazione comunale sopporta per dare dei servizi ai cittadini. Però purtroppo, anche se ci sono questi costi, comunque non sono servizi veloci che il nostro obiettivo è quello di velocizzare il tutto. Altro obiettivo è quello di riuscire, tramite la digitalizzazione e la comunicazione, riuscire a mettere insieme le varie società, le varie aziende ed enti privati che ci stanno sul nostro territorio, come ad esempio attualmente abbiamo sul nostro territorio l'Open Fiber che sta facendo delle attività lungo le nostre arterie, è distribuzione che sta facendo dei miglioramenti di linee e quindi che nello stesso tempo magari si trovano sullo stesso tracciato due società diverse che devono fare lo stesso lavoro e il comune, l'amministrazione comunale che deve controllare e magari fare anch'essa delle attività. In questo, con un'app che mette in comunicazione queste società, quindi sia enti privati che enti pubblici che esistono sul nostro territorio, unire, quindi velocizzare il rapporto e mettere a conoscenza i lavori che vengono effettuati sul nostro territorio in tempi attuali, veloci, in modo che ci sia un'organizzazione migliore, un ripristino in tempi più veloci
e riuscire a comprendere realmente su quell'arteria, esempio, chi realmente sta effettuando delle attività, perché in questo momento diciamo che l'amministrazione ha delle richieste da parte di questi enti che devono fare delle attività, però nella realtà è difficile controllare tutto il territorio dove ci sta una società che sta facendo un lavoro e dove ce ne sta un'altra. Con un'app, con la digitalizzazione, con la comunicazione veloce tra questi enti, si riesce subito a sapere quello che succede sul nostro territorio. Questi sono gli obiettivi principali a cui stiamo già lavorando. Capogruppo Napoli, vogliamo ricordare che naturalmente questa iniziativa è di tutto il gruppo consigliare, quindi oltre a lei e alla consigliera Galgano hanno preso parte attivamente anche le consigliere Maddalena Fazzari e Mary Williams e il consigliere Rocco Bernabei. Tra l'altro, a dare ulteriore lustro, diciamo, a questa vostra iniziativa ha garantito la presenza anche il commissario regionale Marcello Gemmato, che è stato proprio in visita in Basilicata, la prima visita ufficiale non appena ha avuto questo incarico dalla Presidente Meloni. E ci ha onorato della sua presenza, perché il suo battesimo, tra virgolette, quale commissario regionale del partito, l'ha voluto consumare con il gruppo consigliare del capoluogo di regione, per noi motivo di orgoglio. Aggiungo, proprio ieri ricevo da Gemmato un messaggio via WhatsApp dove mi chiede di trasmettere al responsabile nazionale del partito il progetto e le slide. Lui lo aveva già avvertito di questo interessante progetto. Mi riscrive e mi gira via mail la risposta che è stata data dal nostro responsabile nazionale, il quale dice, lo leggo testualmente, il lavoro di Potenza è molto buono ed interessante. Protezione civile e pubblica amministrazione in genere sono cenerentola nel mondo della digitalizzazione. Il gruppo consigliare al Comune di Potenza ha individuato la strada giusta e ha indicato che senza la cultura del dato non ci può essere una reale digitalizzazione in grado di rendere la pubblica amministrazione più efficiente e più vicina ai cittadini. Vorrei prossimamente invitare il gruppo consigliare a prendere la parola in qualche assise ancora più importante di quella cittadina, per rendere edotti coloro i quali sono interessati a un tema sempre più centrale per l'Italia e per il sistema paese. Ragion per cui questo progetto può essere davvero considerato una buona pratica da esportare su tutto il territorio nazionale. Questo per dire che bisogna essere al passo coi tempi e abbiamo la necessità, e noi ci siamo fatti interpreti, di rendere migliore i servizi della pubblica amministrazione, che significa sostanzialmente anche migliorare la qualità della vita dei cittadini. Voglio fare un altro esempio per rendere ancora più chiaro e per rendere più plastica la nostra iniziativa. Lei pensi per un attimo al periodo della pandemia. Si lavorava in smart working, un cittadino non poteva uscire di casa, se doveva chiedere un certificato di residenza, uno stato di famiglia, un certificato di morte del suo caro, come faceva? A chi si rivolgeva? Ecco, un sistema digitale, una pubblica amministrazione digitalizzata, partendo nel caso di specie dalla protezione civile, avrebbe potuto consentire al cittadino di fare cosa? Con un semplice clic, chiedere e ottenere dagli uffici una certificazione in via digitale da poter utilizzare alle proprie esigenze e ai propri bisogni. Questo significa guardare al futuro con l'occhio di chi legge le dinamiche di evoluzione della società. Ecco, noi nel nostro piccolo, con un pizzico di presunzione, vogliamo tentare di costruire un futuro migliore per la nostra città e ci stiamo naturalmente proiettando in questa direzione. Quanto a Gemmato, parole di elogio nei confronti del gruppo consigliare, che ha dimostrato con un progetto concreto come si può operare andando incontro a quelli che sono i bisogni e gli interessi dei cittadini. Stessa domanda alla consigliera Galgano. Fratelli d'Italia è un partito in salute tanto nella città di Potenza quanto a livello regionale. Come tradurre questo momento favorevole, questo vento favorevole in uno slancio sempre maggiore dell'azione amministrativa a Potenza?
Guardi, questo ci porta a dover essere ancora più uniti e compatti e pensare al futuro ed avere una visione della città in modo più concreto e alzare un attimino l'asticella cercando di far sempre meglio, perché quando ci sta il vento favorevole, diciamo tra virgolette, bisogna cercare di fare sempre di più, non arrendersi e non abbattersi su delle piccole questioni, ma riuscire a progettare, programmare, soprattutto programmare una migliore comunicazione e migliori servizi tra cittadini e amministrazione, quindi impegnarsi ancora di più insieme, tutti insieme, per consegnare all'amministrazione dei progetti validi per poterli mettere in campo il prima possibile. E allora concludo con il capogruppo Napoli, anche in veste di dirigente regionale del partito, Marcello Gemmato, nelle dichiarazioni alla stampa ha detto: la classe dirigente di Fratelli d'Italia è una classe dirigente che ha un certo peso specifico, ci sono professionisti stimati in diversi settori, è un peccato, ha detto parlando della giunta regionale, tenere i migliori in panchina. La domanda è: i migliori sono in panchina anche a Potenza? Questa è una domanda un po' provocatoria. Posso dirle quello che penso. In una squadra di calcio, e uso il gergo calcistico anche per ricordare e ringraziare il nostro parlamentare lucano Salvatore Cagliata, che ci è sempre stato vicino e continuerà a farlo perché è un nostro riferimento, che per vincere un campionato bisogna far scendere in campo la squadra migliore. E la squadra migliore è fatto da tanti elementi cui il mister affida il ruolo più congeniale. Allora, per vincere la sfida, per continuare a crescere in termini di consenso, io credo che bisogna, parlo del comune nel caso di specie, utilizzare gli uomini migliori che si hanno e soprattutto le idee migliori che vengono fuori da un lavoro di squadra che ricordava poc'anzi la collega Gargano. Cosa noi tenteremo di fare a livello regionale e a livello comunale? Quello di far comprendere a chi governa la cosa pubblica che il tempo, ecco, del rodaggio è finito. Ora bisogna per davvero mettere in campo i progetti migliori, le idee migliori, declinarli in provvedimenti che possano essere, ecco, presi nella dovuta considerazione da coloro i quali amministriamo, per farci poi nuovamente votare alle prossime elezioni. Naturalmente noi che cosa chiediamo? Parlo del comune ora nel caso di specie, di ridisegnare l'agenda politica. Ridisegnare l'agenda politica significa dare corso a un cambio di passo che noi chiediamo a gran voce, perché riteniamo che i cittadini di questa città abbiano diritto a godere di una città migliore, che sia in grado come amministrazione di offrire servizi migliori e che sia capace di migliorare la qualità della vita dei propri cittadini. Fratelli d'Italia è a disposizione di questo progetto. Al nostro interno, lo ricordava Gemmato in occasione della sua visita, abbiamo gli uomini che rivestono funzioni importanti nella comunità, sono dei professionisti e gente che può offrire un contributo importante. Vedete, la vera grande sfida la si vince non mostrando i muscoli, ma facendo funzionare il cervello e mettendo a disposizione delle amministrazioni le idee migliori, i progetti migliori. Noi la sfida la lanciamo sui progetti, su come poter migliorare la nostra città e la nostra comunità regionale. Fratelli d'Italia, se continuerà lungo questo viatico, credo riuscirà a migliorare ancora di più le sue percentuali di consenso e a proporsi, come credo stia facendo molto bene la nostra leader Giorgia Meloni, come un partito di riferimento per una comunità sempre più vasta di cittadini, perché noi crediamo che ci sia molta più destra nella società di quella che noi siamo in grado di rappresentare nelle istituzioni. E allora, grazie per essere stati nostri ospiti questa mattina, grazie a Carmen Galgano, consigliera comunale di Fratelli d'Italia,
Grazie al capogruppo Michele e Napoli, grazie a entrambi e buon lavoro naturalmente. Grazie, buona giornata. Grazie e buon lavoro anche a te. Ciao Carlo, arrivederci. Buona giornata arrivederci, anche a voi, ciao. Grazie ancora. E allora ci spostiamo per finire al nostro sito perché c'è una notizia che riguarda il piano, le dosi di vaccino in arrivo, 80.000 le dosi che riguardano appunto la Basilicata, il target fissato a 3.100 inoculazioni al giorno, mentre per il vaccino Johnson & Johnson c'è l'ok per gli over 60 entro il prossimo 13 maggio, quindi la notizia che riguarda la Basilicata, 80.000 dosi di vaccino sono in arrivo, la maggior parte riguarda le forniture Pfizer dal riparto su base regionale, che è stato messo a punto dalla struttura commissariale centrale, emerge appunto quella che è la roadmap che consentirà alle aziende sanitarie lucane di ricevere nel giro di poco più di una ventina di giorni un numero importante di fiale. Sono stati appunto fissati i parametri, in Basilicata si stima l'esecuzione di almeno 3.100 dosi giornaliere per un totale di 21.700. Come detto, per quanto riguarda il vaccino Johnson & Johnson, l'indicazione, la corsia preferenziale riguarda le persone, il target sopra i 60 anni di età, questo l'orientamento emerso dal Ministero della Salute e dall'AIFA dopo il pronunciamento dell'Agenzia sul farmaco che ha riconosciuto appunto possibili legami tra il vaccino e rari eventi trombotici. Allora, queste le notizie che riguardano il nostro sito, noi siamo arrivati invece alla conclusione di questa puntata odierna, di questo mercoledì 21 aprile, vi ricordo tutti gli appuntamenti con l'informazione sulla Nuova TV, subito dopo di noi l'appuntamento con il TG Flash, alle 13 l'appuntamento con Caffè di Traverso e poi la prima edizione del nostro telegiornale alle 13.50. Grazie naturalmente per averci seguito, Prima Notizia torna puntuale domani mattina alle 10.30 sempre in diretta, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.